nata nel 1988 in forma ristretta sotto al campanile della chiesa di Cuccurano nel segno della beneficenza, fino a diventare anno dopo anno un vero e proprio appuntamento fisso con grandi presenze, torna sotto al cosiddetto fungo del Codma di Rosciano a Fano la 34esima edizione di Sapori e Aromi d'Autunno, l'evento dedicato ai prodotti del nostro territorio. Domenica 20 e 27 novembre, come da tradizione, i profumi e i gusti delle squisite eccellenze marchigiane faranno spazio all'interno di un nutrito calendario di appuntamenti riguardanti la gastronomia, camminate e biciclettate, mostre d'arte e micologica e solidarietà, oltre alle storiche iniziative come i concorsi, presentazione e degustazioni di oli, vini e molti altri prodotti. Diciamo, il fulcro è la mostra mercato con i prodotti del territorio, della regione, i tantissimi prodotti che nell'arco degli anni abbiamo selezionato per il pubblico fanese, non solo fanese ma di tutto l'entroterra, di tutta la Valle del Metauro, ma anche da fuori regione. E veramente c'è gente che viene anche da fuori provincia, fuori regione a visitare questa nostra mostra mercato, che è la più longeva, diciamo, delle Marche. Se parliamo di una manifestazione dedicata a tutto quello che è la gamma dei prodotti agroalimentari del territorio, il pubblico dei visitatori potrà passare qualche ora a degustare, a vedere, a valorizzare i nostri prodotti ed acquistarli, ovviamente, perché i nostri produttori stanno lì proprio per questo. Non mancheranno i momenti dedicati ai riconoscimenti, come il premio Marche Nostre, conferite a quelle aziende che si sono distinte nel campo della produzione e valorizzazione agroalimentare, insieme ai tanti altri incontri dedicati all'enogastronomia locale. Sorcinelli, anche in questa edizione ci sarà uno spazio dedicato agli oli amatoriali. Piccoli produttori amatoriali del territorio che ritengono che il loro olio sia il migliore del mondo, giustamente lo è, però ci sarà una commissione che li valuta attentamente e rilascerà un certificato di valutazione per sapere come è questo prodotto. Questo viene svolto gratuitamente, questo è un servizio che la manifestazione dà ai produttori amatoriali, quindi chi vorrà potrà portare il loro campione con una scheda di adesione a Sapori e Aromi nelle due domeniche e verranno valutati e premiati nel corso del sabato 17 dicembre, quindi un appendice a Sapori e Aromi, termine il 27 con il 17 dicembre, dove ci sarà la premiazione di questi concorsi. Il programma reso possibile grazie al patrocinio del Consiglio della Regione Marche, provincia di Pesaro e Urbino e comune di Fano, insieme ai molteplici partner, prenderà il via alle ore 10 con il taglio del nastro delle autorità, insieme all'esibizione dei bambini del coro di una scuola tra le note e della banda di Fano. Siamo presenti, sono presenti anche ovviamente i nostri soci con i prodotti, perché noi abbiamo molte imprese che lavorano in questo settore e sicuramente è un modo per valorizzare il territorio e far crescere l'economia. Noi sicuramente non siamo soltanto nell'agricoltura, però l'agricoltura per noi è un fatto importante. Tutti gli appuntamenti completi sono disponibili sulla pagina Facebook e sul sito della manifestazione. Il gusto verrà raccontato in tutti i suoi aspetti, dove ci sono produttori, dove ci sono momenti culturali, dove ecco si potranno andare a acquistare quelle che sono le nostre eccellenze. E quindi un ringraziamento a Ole e a tutti coloro che si stanno mettendo in campo per questa cosa. Ecco, la nostra città ha sempre più bisogno di raccontare eccellenza e questo evento lo fa.